Amici trader, buongiorno, bentornati al nostro quotidiano appuntamento con i mercati. Settimana importante per listino italiano, dopo appunto il forte crollo che c'è stato venerdì. Vedremo appunto gli operatori come indirizzeranno le loro operazioni sul mercato. Insieme quindi oggi analisi sul FTSE MIB, poi S&P 500 ed Eurostoxx 50. Apre in netto rialzo il FTSE MIB oggi, anche se ovviamente questo dopo la seduta di venerdì, che è stata invece di profondo rosso, con perdite, una perdita oltre il 3%, i bancari ovviamente sono stati colpiti con molta violenza. Vediamo che il listino italiano ha aperto al ribasso e poi ha recuperato velocemente, adesso si è riportato su questo livello, quello dei 20.958, però diciamo ovviamente ancora presto. Per poter parlare, rimane comunque una situazione di estrema cautela sul listino italiano e per incominciare a vedere un po' di miglioramento bisognerà almeno superare i 20.122 punti per pensare di poter riprendere i 21.680, ovvero diciamo un po' i massimi relativi che abbiamo visto appunto nella prima metà di settembre. In caso contrario, diciamo un ritorno sotto praticamente la trend line ribassista e questo livello, quello dei 20.787, che effettivamente poi è stato rotto anche in chiusura venerdì, amplificherebbe le ovviamente vendite sul listino italiano e quindi risulterebbe praticamente scontato un ritorno a 20.236. Qua ricordiamo, questa è una fascia di prezzo molto importante in cui il break peggiorerebbe notevolmente la situazione del listino italiano con ritorni a 19.780. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. L'S&P 500 ha visto una breve fase, diciamo, di debolezza dopo aver raggiunto un nuovo massimo a 2940 punti, niente di particolare. Ricordiamo appunto che rimane inserito in un canale ascendente assolutamente ancora intatto, un ritorno verso questo livello di supporto importante, 2872, sarebbe fisiologico, quindi non ci dovrebbe preoccupare. Diciamo, un primo segnale di debolezza invece l'avremmo alla rottura di questo livello e soprattutto della parte bassa del canale rialzista, quindi questo è il trend che vedete, e in tal caso allora molto probabile un ritorno verso 2800 e poi al livello chiave che è quello dei 2700 punti. Al rialzo, diciamo appunto, si può provare o un ingresso sopra i 2940 con target di 3000 punti, oppure evidentemente se c'è appunto ci sarà un ritorno verso i 2872 punti, da qua un rimbalzo verso i 3000. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 1122. Anche l'Eurostoxx 50 oggi apre in leggero rialzo dopo lo scossone che ovviamente ha colpito anche la maggior parte degli indici europei dovuto appunto alla situazione in Italia e quindi al comparto bancario in particolare. Vediamo appunto oggi un tentativo di rimbalzo su un livello di supporto che comunque è importante, quello dei 3398 punti. In questo senso dunque si gioca un po' qua le carte l'Eurostoxx, un break dei 3398 punti. In chiusura renderebbe molto probabile un ritorno verso 3347, poi 3300 punti, dove abbiamo un livello chiave per l'indice, lo vedete. Al rialzo invece diciamo che qui abbiamo in realtà una fascia di prezzo piuttosto importante. Vedete che c'è la media mobile 200 periodi, quindi un livello di resistenza dinamico. Abbiamo 3460 punti, che è un livello di resistenza statico, e poi ancora abbiamo la trend line ribassista. Quindi in questa fascia di prezzo la resistenza per l'Eurostoxx ha ulteriori apprezzamenti e molto forte, quindi diciamo bisognerà aspettare almeno il superamento dei 3.500 per avere un approccio più cauto sull'indice. A quel punto target 3.600 e 3.700, comunque vorrebbe dire che riprende la corsa al rialzo dell'indice europeo. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.